Buonasera a tutti, eccoci qui alla Vita Raccontata, in questa prima puntata di questo programma da me condotto. Molti mi conoscono come Mary Empatica. Eccomi qui in questa puntata particolare. Era inevitabile invitare per un programma in cui le storie sono le protagoniste, le storie ispirate alla vita pura. Quella vissuta senza se e ma. Era inevitabile non invitare il nostro Andrea Ansevini. Ciao Andrea. Ciao Mariangela, grazie a te per l'invito e saluto tutti coloro che ci stanno seguendo. Chi è Andrea Ansevini? Molti lo conoscono come un Il cognome, scusa poeta. se ti interrompo, si pronuncia Ansevini. Ansevini, è vero, perdonami, è vero, la No, pronuncia. Io niente, non ti veramente. preoccupare. Chi è Andrea? Andrea lo conosciamo come poeta, come scrittore e anche come rapper. E stasera in particolare l'abbiamo invitato per parlare del suo ultimo libro, La più bella estate della mia vita, edito da Le Mezzelane. Un libro ispirato a una storia vera che ha come protagonista un adolescente, Tobia. Un adolescente come pochi, perché si contraddistingue per la sua anima pura. Io comincerei dall'origine di questa storia, perché ciò che affascina delle storie è da dove traggono l'ispirazione. C'è chi magari si ispira a una canzone, chi si ispira a un momento che ha vissuto, oppure chi si ispira alle storie degli altri. Nel tuo caso, Andrea, da dove nasce l'origine e l'ispirazione per la storia di Tobia? Sì, l'origine proprio, diciamo, di questo libro proprio innanzitutto risale al 2007, che doveva essere il mio primo libro, poi non lo è diventato, che nel frattempo ne sono arrivati degli altri. E quella volta nel 2007 il chitarrista del gruppo musicale con cui suonavo mi è venuto a chiedere, visto che hai scritto qualche poesia, qualche racconto, scriveresti un libro su mio fratello? E mi hanno iniziato a parlare, mi ci sono iniziato a interessare. Purtroppo l'ho messo in archivio una quindicina d'anni a prendere polvere e poi l'ho rispolverato, grazie a un giornalista che mi ha detto se ho scritto mai una storia vera. E da lì, eccolo poco dopo, alla luce è arrivato. E questo libro, sì, appunto, racconta queste storie, di questo ragazzino di 15 anni, molto, diciamo, vivace, molto allegro, con tanta voglia di vivere, e quindi prende spunto a questa storia, appunto, vera, che è una storia molto emozionante, anche molto toccante, è un mix di, diciamo, questo libro di emozioni a 360 gradi. Certo, infatti, come abbiamo detto prima, è una storia ispirata alla vita pura. In effetti mi ha colpito il fatto che a un certo punto, nella stesura del tuo libro, c'è stato un brocco. Da che cosa è stato scaturito questo brocco, Andrea? Forse sa per alcune tematiche che mi ha raccontato, che un po', diciamo, mi ha un po' suggestionato, gli ho detto, guarda, non me la sento più di andare avanti, allora mi sono voluto un po' fermare, forse per quello, perché ci sono alcune cose, lo diciamo, abbastanza forti, perché racconta, diciamo, di una malattia, tra l'altro, anche molto rara, che ancora oggi lo è. Lo era negli anni 70, metà anni 70 rara, e lo è ancora oggi, che purtroppo non si conoscono tante cose di questa malattia. Che, lo È vero, diciamo, sarebbe la sindrome di sì. Rhoad, questa malattia. È vero, è difficile trattare determinate tematiche, però ho notato che nel tuo libro riesci a farlo in una maniera molto esemplare. Soprattutto perché ti focalizzi sul vissuto di Tobia, sulle sue emozioni. E quindi, grazie alla tua storia, emerge proprio il potere del raccontare. Io a questo punto leggerei una parte della prefazione del tuo libro, scritta da un cantautore italiano che si è firmato con le sue sigle, R.V. E mi è piaciuta questa parte della prefazione perché fa emergere quello che è il ruolo, il potere del racconto. Ognuno, quanto è difficile rendersi conto che dietro ad ogni corpo, ogni volto, c'è un essere umano, una storia. Una storia che si intreccia, determina e modifica mille altre storie che a loro volta. Che insomma, non siamo un unicum,
ma siamo anche il risultato di tante storie, in fondo il risultato di tutte le storie del mondo. E allora, davvero, quel battito d'ali di una farfalla agli antipodi può veramente modificare e determinare il nostro destino. Il bello delle storie è appunto quello che fanno da specchio agli altri. Per te, Andrea, cosa significa raccontare e quindi far emergere storie di questo tipo? Per me significa trasmettere, diciamo, una sensazione che può essere più o meno grande, ma anche un'emozione che in quel momento io sento dentro e quindi la voglio donare a chi sta dall'altra parte per raccontare appunto o storie di vita vera come questo qui, oppure trasmettere quello che provo io in quel determinato momento. Quindi, detto in breve, un trasmettere di emozioni, sensazioni, sentimenti, queste cose qua. Il bello della storia di Tobia e di come l'hai raccontata sta proprio nell'aver delineato psicologicamente questo personaggio. Mi ha colpito la sua purezza, la sua capacità di meravigliarsi davanti a un tramonto, di sentire quelle emozioni autentiche. Cosa secondo te, Andrea, determina la purezza di un animo, di un'anima come quella di Tobia? Aspetta, sto sentito un attimo a tratti, scusami, puoi ripetere? Sì, cosa determina la purezza di un'anima pura come quella di Tobia, a tuo parere? Cosa rende puro l'animo umano? E diciamo un animo puro perché proprio anche lui proprio che è una persona che è molto emotiva, molto, diciamo, particolare, che anche lui trasmette emozioni, ha trasmesso emozioni a modo suo, e quindi in queste cose qui per me l'animo si rende puro lui, per quello che ha passato, per quello che ha vissuto. Sì, ciò che colpisce è cioè il periodo in cui il romanzo è ambientato. È ambientato alla fine degli anni 70, negli anni 70 circa. Quindi emerge la differenza dell'essere adolescenti in un'epoca in cui magari non c'erano i social, quindi per incontrarsi c'era bisogno proprio di vedersi occhi negli occhi, e inoltre ci si godeva gli attimi semplici. Invece noi notiamo che al giorno d'oggi ci sono molti adolescenti che invece sono perennemente annoiati. Secondo te, in base alla storia che hai narrato di Tobia, si stava davvero meglio prima? Era più bello essere adolescenti un tempo rispetto al tempo di oggi in cui domina il mondo social? Io penso di sì, perché una volta c'era molta più vita sociale, molto più contatto con le persone, tutti, diciamo, erano molto socializzavano molto tra di loro pure le persone. Oggi invece è diverso, è il contrario, siamo tutti meno sociali e più social, quindi ci vorrebbe anche un ritorno per me al passato. Sì, proprio il recuperare l'essenza delle cose che ci insegna anche Tobia, insomma, nella sì, di apprezzare piccole cose fatte, come si dice, fatte con gentilezza, con il cuore, con garbatezza, cosa che purtroppo oggigiorno manca, visto che viviamo in un mondo anche molto frenetico, molto frettoloso, quindi bisogna un po' fermarsi e ritrovare se stessi. Tobia sogna di essere un gabbiano e quindi il gabbiano è proprio l'archetipo del senso della libertà, quindi Tobia sogna di andare oltre le convenzioni, oltre la sua malattia. Quindi è forte questo legame con un elemento naturale come quello del mare. Io ho letto in una tua intervista che hai dichiarato che sei molto affascinato dalle isole, da ciò che sono in grado di ispirare. Quindi quanto e in che misura il mare e proprio l'isola può diventare fonte di ispirazione per un artista?
Per me il mare, diciamo, è, diciamo, non è quella, poi, oltre a quella distesa d'acqua che tutti conosciamo, diciamo, è anche un modo di evadere proprio dalla realtà, stare lì a pensare, a fissare anche l'orizzonte per un momento senza pensare a niente a quello che ci circonda. Quindi proprio come a confidare i nostri pensieri che proviamo all'infinito. Quindi anche come fosse una valvola di sfogo quello che uno sente in quel determinato momento, anche lì. Sì, è proprio, e invece, diciamo, come ho detto, Tobia si identifica nel gabbiano proprio perché sente quel senso di libertà dentro di sé. Che cos'è per Tobia la libertà e per Andrea? Cosa rappresenta? La libertà proprio, diciamo, è, diciamo, essere liberi di fare quello che uno vuole, ovviamente è nel dovuto rispetto delle regole che uno può fare quello che si sente, sentirsi libero, diciamo, anche di esprimere anche idee, opinioni, cosa che purtroppo a volte anche oggi ancora manca. Quindi è bello quando uno riesce a dare proprio sfogo, che può essere libertà scritta, libertà magari anche per un dipinto, quindi tutto quello che riguarda anche l'arte a 360 gradi, quello per me vuol dire essere libero. Fare quello che uno vuole senza alcuna restrizione, senza costrizioni da parte di nessuno. E quello che capita sì. Poi anche a Tobia, perché lui a un certo punto andrà anche contro la propria famiglia quando conoscerà anche Margherita. Anche lei è uno spirito libero di fare quello che vuole, una voglia di rinnovarsi, diciamo, di mettersi in gioco davanti a tutto e tutti. Sì. È bello che hai ripreso per il titolo un grande scrittore, Lorenz, e in effetti Tobia trascorrerà una delle estati più memorabili della sua vita quando, come hai già accennato, incontrerà una sua coetanea, Margherita. E tra i due sboccerà un amore autentico, un amore puro, che va oltre i pregiudizi, le etichette, e grazie a questo amore Tobia sarà in grado di affrontare le sue difficoltà con una marcia in più. Quanto l'amore è in grado di salvarci, secondo te, Andrea? Quanto è importante? Se è un amore vero, che uno ci tiene veramente a quella persona, che ci si sostiene sempre l'uno con l'altro, l'amore nei momenti anche di difficoltà, come quello che poi passerà Tobia, aiuta e è anche una forza rigeneratrice. Quindi è molto importante avere una persona accanto che ti sa capire, che ti sa anche sostenere, aiutare quando si ha bisogno. Quello che appunto vive Tobia è questo tipo di amore qui, che quindi lui davanti a questa malattia, davanti all'amore proprio, prova questa emozione immensa e lui, diciamo, per l'amore fa tutto, si mette tra virgolette in gioco, si dona a se stesso pur di, diciamo, di stare accanto a lei, che è l'unico punto di forza che ha in quel momento. Sì, in effetti l'amore diventa quella forza propulsiva che gli permette di andare avanti, di superare tutto, anche un momento, anche in un giorno che c'è un momento no, davanti all'amore lui supera tutto, dimentica sì. Quello che sta vivendo in quel determinato momento e tutto il resto passa in secondo piano. Sì, e ho visto che quando nel tuo romanzo parli d'amore si fa anche riferimento anche alla famiglia di Tobia, quindi ho notato che è molto vivo il rapporto con i suoi genitori, che sono sempre lì in grado di sostenerli in qualsiasi momento, di incoraggiarlo. Quindi affronti anche il rapporto con i genitori, l'amore genitoriale. Quando appunto hai parlato della famiglia di Tobia, considerando che hai avuto modo di conoscerla, hai avuto qualche difficoltà nella stesura del romanzo? Oppure il fatto di aver conosciuto questa famiglia ti è stata d'aiuto? Diciamo un po' di difficoltà, sì, perché la storia, come detto, essendo una storia molto, appunto, molto articolata, anche molto toccante su alcune cose, un po' di difficoltà quando me l'hanno raccontata l'ho fatta. E quindi a mettere anche tutto insieme non è stato semplice, a mettere tutte le storie. Infatti all'inizio il libro era molto più voluminoso, poi dopo tante cose mi hanno detto di togliere, le ho tolte. E alcune cose sono rimaste solo giusto l'essenziale,
e quindi anche la famiglia è stata per me anche in questo caso molto d'aiuto per la stesura, per quello che mi hanno raccontato, quindi non posso solo che ringraziarli, perché anche lì è stato un punto fondamentale, soprattutto anche il mio amico che mi ha messo in contatto anche con la sua famiglia per descrivere questa storia. Senza di lui non so mai se l'avrei fatto. In base a questa esperienza dell'aver scritto la storia ispirata appunto alla pura vita, quindi tratta da una storia vera, secondo te è più facile o più difficile parlare di ciò che ci riguarda o che conosciamo o viceversa? Io penso se uno ti racconta una storia, anche se fosse difficile, però tanto se c'è qualcuno che ti aiuta, diciamo, si può fare. Però io penso più difficile noi stessi. A parlare di noi stessi non è semplice, perché non sai mai chi sta dall'altra parte, dopo come può interpretare quello che prova dentro. Chi magari ti vede in un modo, chi ti vede in un altro, quindi a parlare di se stessi per me è più difficile. Sì, è vero, è molto più difficile, davvero. Sì, ti è perché mai tanto capitato? Noi stessi sì ci conosciamo, però per ognuno magari io posso essere per quella persona in un determinato modo, mi può vedere un altro in un altro, invece io mi metto tra virgolette, se avessi scrivermi, a mettermi a nudo per quello che descrivo io, in questo caso non è facile, quindi diciamo si sminuirebbe quella persona che uno vede magari chi in un modo, chi in un altro, quindi scrivere di se stessi per me è la cosa più difficile che ci può essere. È vero, è vero. Io poi ho visto nella tua biografia che tu, oltre a essere uno scrittore, sei anche un poeta. Hai pubblicato tante poesie. Solitamente la poesia è un qualcosa che parte proprio dall'animo umano, scava nel profondo. Tu hai mai avuto difficoltà nel sentir leggere ciò che scrivi? Cioè, che impatto, che effetto ti fa sentire, ascoltare ciò che hai scritto, sentirlo leggere dagli altri? È una, per me, un'emozione, diciamo anche qui, molto immensa, perché un conto che me lo interpreto io, che lo scrivo io, quello che vedo, però letto anche da delle persone, che perché ho infatti dei lettori, quando presento, che mi fanno delle letture, e sono molto emozionanti a sentirli leggere, il pubblico a ascoltarli si emoziona, io pure standoli vicino a loro mi emoziono anch'io e dico caspita, l'ho scritto io queste cose, eppure è così, però fa, diciamo, molta emozione interiore, molta ne dà, una cosa, diciamo, sbalorditiva, diciamo, come parola, se posso usare questo aggettivo. È vero, non è facile comunque convivere con le proprie storie. A me, esatto, personalmente, quando trovi delle persone che dopo le devono adattare, costruirci anche dei dialoghi con queste cose qui, non è facile. Invece questi lettori che ho, che lo dico proprio, sempre Patrizia Giardino e Marcello Moscoloni, sono molto bravi loro, hanno un'enfasi pazzesca, fanno anche a parte scuola di recitazione, ma sono molto bravi, quindi quando li sento leggere da loro è proprio dei brividi proprio, si ascolta. Sì, ho visto che hai un bel seguito di lettori e questo veramente ti deve fare onore, a mio parere. È bello avere questo seguito che ti sostiene, che dà voce a ciò che si scrive. Personalmente io sono il tipo che quando scrivo oppure registro qualcosa, poi difficilmente lo vado a rileggere. Tu invece che rapporto hai con i tuoi libri, con ciò che pubblichi? Io prima di pubblicare lo rileggo all'infinito tante volte. Una volta finito sì, lo metto da parte per un po' di tempo che cerco di dimenticarmelo. Però dopo un po' lo riprendo in mano e lo rileggo tante volte finché non mi soddisfa. Tolgo le frasi, aggiungo altre cose ancora. Quindi lo rileggo parecchio. Sì. Ritornando invece alla storia di Tobia e quindi al tuo romanzo, ho molto apprezzato che nei vari capitoli hai trascritto alcune parti di canzoni che Tobia ascolta alla radio, perché lui ha un legame particolare con la musica. Si sente ispirato dalla musica, non può fare a meno di ascoltarla e di cadenzare il ritmo delle sue giornate, anche quelle più noiose, quelle che magari sembrano scontate.
quanto la musica è in grado di salvarci? Che ruolo, che potere ha la musica, a tuo parere? Per me la musica ha un potere, diciamo, immenso, perché in base all'umore che uno prova in quel determinato momento, la musica aiuta, ti sa, diciamo fa anche la musica, come abbiamo detto prima, del mare, così far dimenticare quello che uno ha in quel momento. Uno ascolta un po' la musica, quello che è, uno si rilassa e si lascia andare anche alle note che giungono alle orecchie. Quindi anche la musica ha un potere molto forte a livello morale. Sì, e tu personalmente, Andrea, che legame hai? Cioè, chi non ti conoscesse? Sì. A me, se uno mi conoscesse, perché tanto io all'inizio ho iniziato anche, infatti prima ancora di scrivere, proprio ho iniziato che suonavo degli strumenti musicali, prima di approdare anche un gruppo musicale, prima ancora. E quindi per me la musica è stata sempre fatta parte di me e lo fa ancora parte, perché la musica per me è tutto pure. E quindi mi piace proprio starci a contatto, seguire quei determinati cantanti, gruppi. Quindi anche in un determinato momento per me la musica è di fondamentale importanza. Perché lo dico proprio in musica, io sono sempre stato drogato e lo sarò sempre. Sì, è una grande fonte di ispirazione, è vero. E in particolare nella selezione dei frammenti di canzoni che hai riportato, che veramente danno vita a una vera e propria playlist, a una colonna sonora, è bello appunto delineare con questi frammenti di canzoni proprio la playlist di ascolto alla lettura della più bella estate della mia vita. Da che cosa ti sei lasciato trasportare? Cosa ti ha ispirato nel riportare proprio quelle determinate canzoni? Quelle canzoni, perché canzoni che ascoltava Tobia con la sua famiglia, e quindi quando me ne hanno parlato mi hanno detto che amava molto quella canzone, oppure magari quel determinato gruppo, quel cantante, avevo messo degli estratti di quelli che erano più significativi al fine di costruire questa storia. Quindi le canzoni che ascoltava lui, ma sono, anche se sono mai canzoni ormai un po', diciamo, di diversi anni fa, sono sempre per me le canzoni più belle rispetto a quelle di oggi, perché diciamo, per me la musica quella più bella è quella degli anni 60, 70, 80, però negli ultimi anni questa musica sta andando molto a perdere, le canzoni di oggi non sanno nulla, si salvano giusto quelli ormai di cantanti, cantautori dei 40, 50 anni in su, però questi ragazzi di oggi, per me quella non è musica, è quella che fanno. È vero, è vero. Quale canzone sceglieresti come colonna sonora della più bella estate della mia vita? Come canzone, proprio una di Vecchioni, che appunto, come avevo detto, che aveva fatto la prefazione, Sogna ragazzo sogna. Quella ce la vedo benissimo. Infatti l'ho usata anche quando il libro è uscito per un'anteprima, l'ho usata subito come brano. Perché Tobia è molto sognatore, molto fantasioso, e quella canzone proprio fa volare quella fantasia. È vero, infatti infatti un'altra tematica che emerge è proprio quella del sognare. Io ho visto questa lettura molto positivamente, perché infonde positività, nonostante tutto, nonostante le difficoltà che Tobia affronta, nonostante il destino avverso, però in un certo senso lascia un messaggio positivo. C'è un monito che tu vorresti lasciare con questo romanzo? Sì, come nel caso di Tobia, davanti alle difficoltà non arrendersi mai e, diciamo, sapere agire e rimanere sempre a testa alta, senza buttarsi mai giù. Laddove non si riesce, a farsi aiutare, perché, come dico sempre, l'unione fa la forza in tutto. Sì, che poi noi notiamo, cioè chi leggerà poi il romanzo si renderà conto che la grande difficoltà che dovrà superare Tobia non è tanto la malattia, perché sappiamo fa tanto il modo in cui si affronta una difficoltà, però purtroppo ci sono difficoltà più grandi di noi, a maggior ragione quando si attraversa la fase dell'adolescenza, e quindi una fase in cui il giudizio e il parere dei genitori purtroppo
riveste un ruolo importante. Tanto è vero che Tobia dovrà avere a che fare con i pregiudizi legati alla differenza di ceto sociale tra lui e Margherita. Purtroppo sì, in questo romanzo emerge questa difficoltà, quella di queste differenze di ceto che impediscono a Tobia, ma soprattutto Margherita le impediscono, di vivere realmente questa vita appieno. Ma a tuo parere, a un giorno d'oggi, è ancora possibile che ci siano difficoltà di questo tipo? E se sì, come? Ci sono ancora oggi questi problemi di difficoltà. Non è vero che le cose si sono superate come una volta, ma anzi, ancora oggi noto che spesso ci sono queste, appunto, difficoltà tra vari, magari tra matrimoni combinati, quelli che sentiamo dire, tra varie persone che purtroppo impongono le cose. Non sono tanti, sì, proprio, però ogni tanto qualche caso c'è. Quindi lì pure manca sempre quella che abbiamo detto prima, la libertà. A mio parere manca molto al giorno d'oggi, soprattutto, l'empatia, il mettersi nei panni degli altri, e soprattutto si sta perdendo la capacità di vedere l'altro non in base al suo ruolo, la capacità di vedere l'altro in una maniera pura, al di là del ruolo che riveste. Quindi la tua storia, in un certo senso, ci insegna che dobbiamo rivalutare l'altro come persona, nella sua pienezza, nella sua autenticità, al di là delle convenzioni sociali, degli status. Come possiamo contrastare queste difficoltà, queste etichette, pregiudizi che purtroppo ci vengono affibbiate e soprattutto durante l'adolescenza emergono? Io ricordo benissimo negli anni 90 che se magari non vestivi con quella determinata marca eri magari considerata la sfigata di turno. Quindi ho vissuto anch'io queste situazioni cioè questi problemi un po' di etichette, pregiudizi. Al giorno d'oggi, a tuo parere, come si può contrastare tutto ciò? Per me, mostrando indifferenza, se uno ti dice qualcosa, sì, va bene, risponde, basta che non sono provocazioni o offese, che purtroppo proprio lì sfociano nel bullismo, come sappiamo oggigiorno, però per me è a restare indifferenti, a saper rispondere con le dovute cautele, con la dovuta pacatezza, con dovuto garbo, per non passare poi da sgarbati altrimenti noi. E servono anche storie come servono queste. Servono sì, anche comunque a maturare le esperienze anche negative, è vero che aiutano, l'importante è non farsi poi, come si dice sempre, mettere i piedi sopra la testa, quello no, non va bene, quando è troppo, a tutto c'è un limite. E anche lì magari farsi aiutare, sì, magari da qualcuno che ti può appoggiare, qualcuno che ti sostiene, in quel caso sì. Però sempre con le dovute cautele, con la dovuta correttezza. E a mio parere servono anche storie come queste. Il fatto di parlarne sensibilizza l'animo umano, sensibilizza gli adolescenti. Quindi storie come queste, hai mai pensato di presentare la tua storia all'interno della scuola italiana? Con questo libro? No, non ancora, però mai dire mai. Se capita che c'è l'occasione, perché no? Sì, io quando l'ho letta da educatrice mi sono resa conto che è una storia che merita raggiungere proprio non solo gli adulti, ma soprattutto gli adolescenti, perché questa esperienza, questa storia può veramente aiutare a rispecchiarsi, anche a trovare il coraggio per reagire e per cambiare la propria esistenza in positivo.
Io ho visto che il tuo pubblico è bello variegato, hai tante persone di ogni età che ti seguono e anche persone famose, come appunto abbiamo prima citato Roberto Vecchioni che ha scritto la prefazione del tuo libro. A tuo parere, come dovremmo avvicinare le nuove generazioni a storie come queste, ai libri che sono importanti, appunto, grazie alle loro storie ci permettono di trarre degli insegnamenti. Come avvicinare questa fetta di pubblico che è difficile, tanto è vero che leggevo sui giornali che sono veramente pochi i giovani che al giorno d'oggi leggono libri. Per me, prima di tutto, sì, partendo dalle scuole, organizzando di tanto in tanto magari qualche incontro con qualche persona, come abbiamo detto, parlando nelle scuole dei propri libri, oppure andare magari anche in qualche teatro o in qualche associazione culturale a vedere queste realtà per confrontarsi, avvicinarsi così, gradualmente, un po' alla volta, tramite questi passaggi. Sì. Anche quello sì, aiuta molto, perché tanto anche a leggere poi aiuta, dare dei libri da leggere magari e far capire loro quello che hanno provato appena hanno finito di leggere, quindi anche nelle letture, cosa che oggi purtroppo non legge quasi mai più nessuno, si sta andando a perdere questa cosa, infatti sono più che altro tanti scrittori e pochi lettori. Sì, bisognerebbe anche a mio parere promuovere il potere del racconto, come, come il titolo di questo programma, La vita raccontata. Anche con temi proprio, sì. Anche con temi in classe e a tema di qualche tematica pure, vedere quello che uno scrive, anche in quel caso, facendo temi in classe con qualche racconto a tema. Ad esempio, tu Andrea, quando hai sentito l'esigenza di scrivere? Quando è emersa questa grande passione nella tua vita? E ormai era nel 1990, quindi 34 anni fa. Avevo un pensiero nella testa che poi è diventata la mia prima poesia in assoluto, molto spartana, molto rudimentale, e quindi è stata la mia prima forma di poesia quella volta. E ce l'ho ancora conservata dentro a un foglio trasparente per non rovinarla. Si è ingiallito tutto il foglio, però ce l'ho ancora. Che bello! Poi tu preferisci, quando scrivi, preferisci scrivere direttamente al computer oppure sei uno dei defender della scrittura a mano? Se sono davanti al computer, che in quel momento viene qualcosa, davanti al computer o al telefonino, quello che è, se no ho sempre come anche carta e penna, se mi viene in mente qualcosa, che sono in giro anche con carta e penna, ma appunto le cose. Una volta non c'avevo niente, mi sono puntato sul palmo della mano quello che il pensiero che avevo in quel momento. Sono tornato a casa, mi guardavo la mano così e scrivevo al computer quello che mi aveva scritto sulla mano. Sappiamo che le storie nascono dai nostri stati d'animo, dalle emozioni, dalle storie vissute dagli altri. Se la più bella estate della mia vita fosse un'emozione, quale sarebbe? Un'emozione proprio della più bella estate della mia vita, diciamo, se posso definire un'emozione, diciamo, una libertà, come abbiamo detto prima, perché la libertà di per sé è molto emozionante, ti fa viaggiare su mete, su posti che ognuno vuole. Sì, ti porta dovunque vuoi. È vero, a me è capitato, quando ho letto il tuo libro, per diversi giorni avevo in mente l'immagine del gabbiano e quindi mi ha fatto anche venire in mente una lettura che mi ha ricondotto alla mia adolescenza, ossia il gabbiano Jonathan, ed è stato molto bello vedere questa immagine ricorrente pensando al tuo libro. Invece, se il tuo libro fosse trasposto in un film, a chi faresti interpretare il ruolo di Tobia? Bella so, domanda questa. È difficile. Il ruolo di Tobia, adesso come adesso, non mi viene in mente nessun protagonista, però uno magari
mi sono fatto anche parti un po' serie, non mi ricordo come si chiama, il bambino proprio ha fatto mamma perso l'aereo, ce lo vedeva bene, visto che è molto libero di fare quello che voleva, faceva, combinava dei pasticci, però lo vedrei un po' più maturo a interpretare questa parte, non mi ricordo adesso come si chiama l'attore, ci vedrei bene lui, perché ha fatto alcuni film seri che non sanno niente male. Sì, lo so, è difficile come domanda, è vero. Sì, sì. Lui me lo fa venire quello, perché lui è libero, quando era da solo, è libero di fare tutto quello che voleva, social notabia, mi è venuto in mente lui. Però non mi ricordo il nome dell'attore adesso. Sì. Comunque, quel bambino lì adesso, non mi ricordo il nome. Invece, c'è una parte della più bella estate della mia vita che vorresti leggere al nostro pubblico adesso? Sì, aspetta, ti apro un attimo, apro una pagina a caso, eccolo qua. È un capitolo proprio in Salmo 15, Il respiro del mare, ti leggo giusto le prime righe proprio, e qui pure sì. C'è tra l'altro anche la libertà, che lui sogna sempre di volare come i gabbiani, come abbiamo detto, tra l'altro sembra un destino, ma ho aperto a caso, non c'è segno niente, lo faccio pure vedere, ho aperto sì. Puramente casuale. Ok, eccolo qua. Finalmente, dopo quasi un anno, il giorno tanto sospirato era arrivato. Le valigie erano pronte da diversi giorni. Il sole splendeva nel cielo e si respirava aria di vacanze. Erano le 6 di mattina quando partirono da Pistoia, diretti all'aeroporto di Pisa. Avrebbero preso il volo per Trapani, poi avrebbero raggiunto l'isola con il vaporetto. Una volta arrivati, l'ambiente parve loro splendido, come sempre. Il mare era l'elemento della natura che Tobia amava di più. Guardarlo lo emozionava. Al punto da togliere il respiro, come faceva ogni volta, allargò le braccia e incorse i gabbiani gridando: sto volando! La mattina successiva, prima del sorgere del sole, si recò alla cava del bue marino, che lui chiamava grotta, perché ricordava la canzone di De Gregori, per ammirare l'alba da lassù. Giunto sulla sommità, gli trovò il nome scolpito nella roccia. Attese l'alba in silenzio, poi, quando il sole era ormai giunto sopra la linea dell'orizzonte, raggiunse i suoi genitori in spiaggia. E qui mi fermo. E viene colto bene il senso di libertà, il fatto che Tobia si prepara a partire verso quel luogo che incarna il senso di libertà di cui ha bisogno, davvero. Sì, ritornando, lui ci andava tutte le estate, sì. Tutte le estate erano sempre in vacanza lì con la famiglia. Ritornando alla tematica dell'amore, che è una delle tematiche che regna sovrano in questa storia di amicizia e amore tra Tobia e Margherita, proprio ciò che si instaura tra Margherita e Tobia è uno di quegli incontri che io amo tanto definire anime elette, il cui il destino, vuoi o non vuoi, li fa incontrare sia nel bene o nel male. Tu come definiresti questo tipo di incontri? Esistono davvero nella realtà o solo nei libri? In alcuni casi esistono, perché ci sono anime affini che pensano le stesse cose in contemporanea, gli stessi pensieri. Capita a volte, poche volte, ma capita. Per dirti, ti faccio un esempio, che poi non è un esempio, ma in realtà come moglie mi capita spesso di pensare a tutte e due le stesse cose. Quindi quando si creano queste cose qui è molto bello. Ci sono queste anime affine. Tra l'altro mia moglie ha scritto pure prima, la saluto tanto, che la ringrazio, che ci segue sempre. Sì, la salutiamo. Ciao, Elena, vero? Si chiama? E Adele, ha scritto prima. Adele, ah, ok. Oggi i nomi non sono il mio forte, perdonami Andrea. Sì, ecco, ciao, ecco, adesso il commento ha scritto come si chiama il bambino che hanno perso l'aereo, ma Cole e Culkin, è vero, non mi ricordavo. Ok, sì, me l'ho detto. Ok, grazie Adele. Quindi ritornando sì al fatto che esistono questi incontri tra anime elette, addirittura a me è capitato proprio di sentire storie di persone che erano legate per tanti anni e guarda caso accadeva che uno dei due moriva e dopo magari un mese
anche l'auto comunque moriva, è come se fossero legati tra loro, è come se ci fosse quel filo invisibile capace di legare le anime. Ma al giorno d'oggi c'è ancora speranza in questo mondo in cui c'è l'individualismo, l'egocentrismo, in cui si parla molto di rapporti disfunzionali? C'è ancora speranza per incontri come quelli tra Tobia e Margherita? Io penso di sì, se uno lo vuole ci sono, basta cercare la persona giusta, non è semplice, ma c'è, ci può essere per me ancora oggi. Speranza c'è sempre, mai dire mai. È vero, tu sei la nostra prova vivente, è vero. è bello. Siamo anche che erano molto legati, per farti l'esempio, anche Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, questa coppia che tutti conosciamo. È morto prima lui, poco dopo è morta anche lei. È vero, succedono. Veramente sono queste anime molto affini che sono molto unite. Sì, anime che quando le incontri comunque cambiano, ti cambiano nel profondo e inoltre aiutano a cambiare la direzione alla propria esistenza. Attualmente, Andrea, cosa stai lavorando? Quali sono i tuoi progetti futuri? Cosa bolle in pentola? Un minestrone di cose, tante cose. Ho diversi libri in collaborazione che sto scrivendo con un po' di amiche, alcuni da solo, quindi ho almeno 7-8 libri. Uno ho iniziato proprio 2 giorni fa, quindi ne ho mio da solo, però ovviamente questo. Però ne sto scrivendo tanti, ne sto portando avanti diversi e tanti altri sono già pronti e ultimati. Quindi, un minestrone di cose, con l'impegno. Fantastico! Di vari generi, lo diciamo. Ed è bello, non si finisce mai, è vero, molte volte sei impegnato in qualcosa, più sei impegnato in qualcosa e più viene l'ispirazione. Non so a te come accade questo, che quando a sei più impegnato... Oggi, sì. Oggi mi è venuto in mente, per dire un altro titolo, mi è venuto in mente una cosa un po' particolare, sempre riguardo alle diete online, una cosa che mi è fuori nella testa e dopo vedremo se si potrà realizzare. Vedremo, posso svilupparla solo, in coppia, chi lo sa. Mi è venuto in mente proprio oggi pomeriggio, finché pensavo a qualcos'altro. Non so perché mi è venuto in mente questa cosa particolare, che però adesso non posso svelare perché è un progetto futuro, se si riesce a realizzare. Nella tua poetica, nel tuo essere scrittore, il mare è stato mai fonte di ispirazione? Molte volte, ho scritto tante poesie anche sul mare, ho fatto anche tante fotografie, che dopo quelle fotografie sono diventate a sfondo alle poesie che ho scritto, quindi per me è moltissimo. Sì. Poi il mare a me piace sempre, in ogni stagione quando si va è sempre bello vederlo. Ed è anche molto suggestiva la copertina del libro, proprio perché rappresenta questa scogliera di cui Tobia racconta spesso, e su questa scogliera lui si sente in alto, quindi e lui in quel momento sovrasta il mondo ed è libero di tuffarsi come un gabbiano. Andrea, a chi consigli la più bella estate della mia vita? Chi è il tuo lettore ideale? Diciamo più che altro partendo dai, come abbiamo detto prima, dai ragazzini 14-15 anni in su, ma anche per gli adulti va bene, quindi da qualsiasi età, dai 14-15 anni in su, indipendentemente sì, dall'età, quindi lo può leggere chiunque. È vero, veramente io ti faccio ancora i complimenti per questo libro, è veramente... Sono davvero onorata di averti avuto come ospite in questa prima puntata del mio programma, proprio perché hai scritto questa storia ispirata alla vita, la vita pura, la vita vissuta senza se ma. Quanto l'esperienza di Tobia ti ha fatto
crescere artisticamente parlando e quanto ti ha insegnato questa storia, poterne scrivere. Ma ha insegnato molto, perché tra l'altro uno dei prossimi progetti futuri, tra l'altro, che ho è un altro libro, oppure quello con un'altra mia amica, abbiamo scritto un altro libro tratto da una storia vera e un altro ancora ne sto scrivendo proprio da un'altra storia vera, quindi ha significato per me molto questo libro. Anche lo stesso Vecchioni l'ha definito il libro della maturità, perché già l'ha letto Gian Piacenza, un altro mio libro, però questo l'ha definito il libro per lui della maturità, quindi non posso essere che contento di questa cosa. Ma anche chiunque l'ha letto, sì. a tutti è piaciuto. Infatti, ho visto adesso poco fa anche un commento di Eugenio Patacini, sì. Che lo saluto, così come Giuseppe Storti. Eugenio dice che l'ha trovato bellissimo questo libro. È vero, ho notato stasera diversi commenti molto positivi di lettori che davvero ti seguono con tanta passione e soprattutto in maniera autentica. Che effetto ti ha fatto il fatto che Vecchioni abbia scritto la prefazione di questo libro? Un bellissimo ricordo che mi ha dato, questa cosa, mi ha fatto un'emozione immensa. Quando l'ho letta la prima volta ne sono rimasto veramente stupito, che anche lui l'ha molto colpito, anche perché lui pure da vicino ha avuto un dramma che ha coinvolto la sua famiglia. Quindi a maggior ragione è anche più sentita. Ha scritto una prefazione per me stupenda. E ne sono rimasto, sì, veramente colpito, che non posso che ringraziarlo all'infinito. E là proprio emerge il senso dell'umanità, oltre l'essere artista. E al giorno d'oggi abbiamo veramente bisogno di persone autentiche, persone pure come Tobia. E a questo punto siamo giunti al termine e un po' mi dispiace, perché veramente è un piacere parlare di storie come queste e soprattutto di persone che meritano, di storie che devono emergere, meritano di essere raccontate. Davvero, io per l'invito. Ti ringrazio per l'invito, saluto anche tutti coloro che hanno seguito e, come dico sempre nelle mie dirette, anche chi seguirà in replica. E quindi ringrazio te e tutti quanti coloro che sono stati qui indistintamente. Anche io veramente non potrei non ringraziarti per questo tempo che ci hai dedicato, perché so benissimo che sei una persona molto impegnata e ciò che mi piace di te è che ami tanto parlare di libri e promuovere gli scrittori. Veramente questo ti fa onore, perché sei una persona pura, umile, che ami tanto il confronto con gli altri scrittori. Infatti ti farei un'ultima domanda: quanto è importante per uno scrittore confrontarsi con gli altri scrittori? Per me molto, perché ci si sostiene a vicenda, appunto, magari uno ti può dare una dritta, uno te ne può dare un'altra, anche con Eugenio pure, infatti parlando, visto che ha scritto adesso poco fa anche lui, con lui mi sono confrontato molto su un libro che mi riguarda e che ho scritto insieme a un'altra persona, e anche con Giuseppe Storti che c'è stato presente, persone molto umili anche loro, e mi ha fatto piacere molto a conoscere Eugenio di persona, spero presto di conoscere anche questo Giuseppe e Storti, però il confronto per me aiuta molto, perché tutti ti possono aiutare in qualcosa. È vero, non si finisce mai di imparare e di mettersi in gioco. Infatti io molte volte consiglio agli amici che scrivono di non smettere mai di confrontarsi, di leggere tanto, perché veramente un grande scrittore è anche un grande lettore, e veramente questo ti fa onore, Andrea. Andrea, grazie davvero, è stato un piacere. E consiglio grazie a tutti. Te anche. Soprattutto ringrazio anche mia moglie, perché poi lei i libri li legge ancora prima che io, diciamo, li pubblico pure, quindi mi aiuta anche molto anche lei su tanti consigli, tanti suggerimenti. Quindi il primo grazie proprio se lo devo dire lo do a lei.
Grazie veramente Adele, veramente. E non è facile il ruolo di Adele, quello di leggere le bozze, di leggere la prima versione del libro. Quindi sì, non è un ruolo facile. Qualche suggerimento, non sì, qui lo fai così, questo non è meglio metterlo così, mi dà qualche dritta, quindi non posso capricciare. Quindi diciamo il primo proprio in assoluto ce l'hai l'esclusiva, come giusto che sia ovviamente. E ci conferma quanto sia vero che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. È vero. A questo punto, Andrea, ti auguro una buona serata, tanti saluti ad Adele, spero veramente di conoscervi al più presto dal vivo, davvero, per ritrovarci ancora a parlare di storie di pura vita. E consiglio a tutti di leggere La più bella estate della mia vita. Ciao a tutti. Grazie a te, ciao.